Ora uno dice. Uno che comincia una collezione con la integrale della Buitoni, col succo d'agave, è un caffè, perché noi è una maglietta di M2O, non può essere altro che uno solo. Stefi Meloccaro. Stefi? Buongiorno, Sara, buongiorno. Buongiorno, Semano. Allora, io torno a dire che sei sempre un bell'uomo, Sì, eh? sì, Lo dicono in molti, ringrazio. ma quest'anno non riesci a prendere colore, io non ho capito No, perché. piano piano, piano piano. Poi tu hai, secondo me, ancora l'immagine di me truccato da Anna, capito? Per cui Anna, diciamo per tutti, è la truccatrice la truccatrice di dell'Edicola Edicolafiore, Fiore, c'è una la tua truccatrice, la personale, tamponatrice di la sangue. tamponatrice. Colei che c'ha questa, come si chiama? La spugnetta, Vaschetta della cipria come sì. quella di una volta degli anni 20 Sì. che usavano nel film Catene con Amedeo Nazari, Amedeo lo Nazzaro. vedi? Ti ricordi Amedeo Nazzaro? Io Come? ti amo tanto, e Come? vorrei essere sempre al tuo fianco. Come? Metodo lo Recitava così. sciroppo d'agave? No. Dove nel caffè? Eh Vabbè, certo, proviamo sto prova. sciroppo Guarda d'agave. che l'agave. Questo è l'agave. Agave. Ah, da me ce n'è qua. Tu mi Sembra tradisci. cognac, visto così, guarda. Sembra. Ah no, miele, adesso sembra Sembra miele. miele, invece è Quante sciroppo calorie c'ha sto sciroppo? Che uno poi. Molte meno dello zucchero. Allora, che uno poi fa tutte queste cose un po' radical chic, no? Che Certo, usa questi certo. E poi se. semi di lino, Certo. che te devo dire, Le lenzuola anche sciroppo, di lino, no? sì, Ricordiamo le vabbè, lenzuola di lino. sciroppo d'agave, queste cose qua. Poi vado a scoprire che il latte di riso, come dicevo, mi prendo il latte di riso, ha il doppio delle calorie del Direi latte normale. è tutto zucchero. Allora non mettere E allora. latte di riso, metti latte di zucchero. A quel punto. Certo. Vabbè ragazzi, abbiamo dato una scorsa ai giornali, perché, ai giornali, scusa no, al tablacio, Al perché noi qui tablacio. carta non Non abbiamo. abbiamo cartaceo, abbiamo In tablacio. Sardegna il giornale di carta è da poveri. Non lo Quello legge nessuno. Non esistono, non c'è soprattutto l'edicola nelle qua. zone di vacanza. Nella zona di vacanza della Sardegna non c'è le edicole sono I pochi finite. che arrivano sono più piccoli, hai fatto Esatto. caso? Corriere Sì. della Sera in Sardegna È piccolo. è 2/3 di quello È perché normale. deve fare il viaggio con la Perché deve nave, fare il viaggio se no volante? vomita. Certo, certo. Sto prendendo. Allora, quindi non ci sono notizie. Se non ci sono notizie, dobbiamo cazzeggiare tra di noi. No, c'è qualcosa. Che ne so, Hong Kong, questi Allora, che cercano Pikachu, c'è qualcosina comunque si trova. guardate questo. Ma perché? Corriere della Sera, la caccia notturna a Pikachu sotto i grattacieli, cioè tutti questi che fai ormai Pokémon Go, no? Posso Così. dire che sono una massa dei deficienti? Beh, Questi, ma infatti si può il dire? senso della fotonotizia è esattamente quello che dici Ah, tu. Eh sì, non sì. bisogna mai, Sì. non bisogna mai, noi che soprattutto che abbiamo una certa età, Certo. Dire criticare le cose perché di quella moda, insomma, le è la cose. certificazione che sei diventato vecchio, Ah, che certo. stanno a fastidiare. No, perché io ho scaricato l'applicazione Ah, tu Pokémon. hai Sì, ne ho provato a preso cercare. uno. Hai Ho preso un preso po'. tutto. Perché appena l'ho È messa, capitato un. no, ho fatto così, fammi vedere, poi fai inquadrato per terra, c'era una robina che mi guardava, e te che devo fare? Poi Ma io, che fai? cretino, sai che facevo? Ho levato il telefonino per vedere se c'era sul serio. E non c'era, perché la realtà aumentata. E allora l'ho preso, Ma ma l'hai mi sono presa? rotto Ma come si fa? talmente le. Bisogna. Niente, cioè, devi prenderlo, vuoi metterlo una palla, una specie. Vabbè, ma non mi ha entusiasmato, e quindi la mia applicazione è lì, ferma, mo. Però io credevo di essermi liberato dei Pokémon negli anni 90. Tutti noi, sì. Ti ricordi che non c'era uno sketch di un comico che non mettesse Che non dentro include. Pikachu? Che Come? faceva Pikachu, oh, sembri un Pikachu. Io cremonesi lo chiamavo Pikachu. E mo siamo tornati con la ricerca di gente che va a sbattere sui pali. Gente che sbatte sui pali, i pali della segnaletica stradale. Allenatori di calcio che mettono la regola che i calciatori in ritiro non devono cercare i Pokémon, perché sai che quando non si allenano i calciatori andavano in giro Senza, non per offendere nessuno, ma i calciatori sono i primi, queste cose qua. Vabbè, certo. I calciatori, sai che, È perché chiaro. abituati quando fanno i ritiri, i È chiaro. Beh, calciatori hanno anche. sono quelli che la PlayStation, il calciatore, la PlayStation è la ragione di vita. Perché? Perché hanno lunghe ore, quando li togli dal campo, poi, capito, la giornata è lunga prima di. Nel Certo. Vabbè. frattempo io cerco Quindi qualcosa o di. parli dei Pokémon o parli di Judain. Judain, che ieri è Judain. stato presentato a Ieri Torino, a grande cosa. Torino, grande festa. A me mi sa O tanto. parli di Turturro, che è un attore con cui John, tu io hai conosco lavorato. molto, conosco Tu molto bene, non hai, John. non hai fatto tu la tua Ma che scherzi, parte. passione, il film è stupendo. Ma perché fai il giallo?
No, l'attore interpreta The Night Of, un altro divo di Hollywood approda sul piccolo schermo, è una serie, Avvocato contro le ingiustizie. Allora ragazzi, le serie ormai, io guardo solo serie. Certo. Allora, a parte quelle che ho già detto, molti sanno che io sono un addicted. Io sono un addicted di Walking Dead, sono un addicted di Outcast, sono un addicted di... Gomorra, sono un addicted di... sono tante, certo. La prima fu 24, certo. Vabbè, a parte, però parliamo di Twin Peaks, allora vabbè. Twin Peaks, ti ricordi Twin Peaks? Certo. Quella fix sulla Vespa, il Twin Peaks. Twin Peaks, vabbè. E adesso, scusate se ho Netflix. No, non si può dire? No. Ah, perché noi siamo Sky. Ho contratto su Sky. Devi dire Now TV. Devo dire? Now TV. Che? Now TV è la Netflix. E vabbè, Sky. Allora scusa, Sky, pubblicizzatela sta Now TV. No, no, ma cioè, se tu vieni a Sky. Cioè, Sky. Quindi, allora amici, andate a Sky se volete sapere di. No, ma cioè, è in corso un lancio in grande stile. Ok, posso dire. No. Prego. Ho scoperto due serie su Netflix. Una è. Sì. Il patron del mal, la storia di Pablo Escobar. Vabbè, quella sì. Ma meravigliosa. Sì, 75 episodi. Certo. Visti tutti. Parlo spagnolo perché è in lingua originale con sotto. Quanto dura un episodio? 45 minuti. Ah. Ciao, buongiorno. Mr. Flo. Buongiorno. Allora, quel signore che vedete dietro è Italian TV. Quel signore che vedete dietro è Mr. Tore Under Flo. È un calciatore che ha fatto molto male all'Italia. La storia del Chelsea. Ha fatto la storia del Chelsea, però non si vede perché è in controluce. Aspetta, vediamo così. Ecco qua. Ecco, Mr. Torlan Fra, good morning. How are you? Good morning, very good, thank you. Oh yes, guardate che bel fisico che ha. Fisico da calciatore, eh. Ciao. Beh, vero, grande calciatore. Detto anche Flonaldo. Perché una volta la sua nazionale giocò contro il Brasile e lui fece tipo tre gol. Storia di Flonaldo. Sì, è qua che adesso fa colazione come nazionale. Che stavo dicendo, scusa? La nazionale, Netflix e Pablo Escobar. E adesso ho scoperto Prison Break. Prison Break. Che è una fiction, una serie un po', non è, credo del 2008. Okay. Ma è una cosa meravigliosa. E tu vai lì e te la vedi sul tablet? Me la vedo sul tablet, sul cellulare, anche sul televisore, sulla Smart TV. Quindi serie, solo serie. Adesso sta per arrivare, ragazzi, Walking Dead, certo. La nuova stagione. Incredibile, tu non la vedi? No, io l'ultima cosa. Perché sei un ottimo zombie, lo sai? L'ultima. Perché tu avendo gli zigomi. Come si dice? Gli zigomi o i zigomi? Gli zigomi. Gli zigomi. È come gli pneumatici. Ah, ok. È la stessa cosa. Avendo i zigomi. Sì. I zigomi molto prospicenti. Bravo, com'è? Sì, come sì. Estroflessi, diciamo. Come? Estroflessi. Qui diciamo gara a vocabolo, perché ogni tanto sai. Ma tu sei bravo. Mi escono ogni tanto. Cioè. Prospicenti. C'è anche mi viene in mente un'altra marchetta che è Skybox Sets. Sai, è la marchetta che vuol dire? Cioè, tu stai facendo. Quando tu pubblicizzi le tue cose. Però Box Sets, lo posso dire, mi fa incazzare. Perché c'ha dentro tutte le serie. Ok, ma non tutte. Io ad esempio stavo seguendo Catch, una che si chiama Catch su Sky, e a un certo punto mi è sparita, non c'è più. Mi hanno lasciato a sesto episodio e io ora non so che fare. Ora sono speduto, sono abbandonato. Quindi cosa mi tocca fare? Cercare Pokémon. Certo. Allora, scommetti che adesso questa cosa è Pokémon, non ci sarà monologo di comico che non metta, e poi questi che vanno in giro. Certo. A cercare Pokémon. Certo. Io ci gioco proprio. Io non lo farei. Io quando ho fatto la battuta su Pokémon, quello spettacolo che tu hai visto, che non è andato purtroppo forte fortissimo, ho detto solo che... Forte Arena, che ero lì col telefonino inquadrato Cremonesi e pensavo fosse un Pikachu e l'ho preso. E quello fa ridere. Bene, noi concludiamo perché sennò poi avremo difficoltà a postare, quindi oggi non abbiamo parlato di niente. Non abbiamo parlato quasi di niente. Quasi di niente, poi ma è dire, bello. Sai cosa ho notato? Sting in concerto alla Cavea a Roma, dove tu hai fatto il tuo... Alla Cavea, bene. Alla Cavea. Show aperto dal figlio musicista. Dal figlio musicista, nepotismo. Di caso padre in Sting. Però sai cosa mi piace di Sting? Sì. Che ha fatto tutte le... ho letto un po' il pezzettino, il pezzo scritto, ha fatto tutte le canzoni famose. Cioè non è uno di quelli che ti fa l'ultimo album. Come no?
fanno, io lo dicevo in un monologo, dicevo che questi cantanti che fanno 37 pezzi e dentro ci mettono quello che avevano scritto quando aveva 3 anni, certo, il pezzo che avevano fatto. E sai con cosa ha aperto la serata Sting? Every Breath You Take. Evviva Sting, che tu sai che in inglese significa? Pungiglione. Certo che se uno in italiano si chiamasse Pino Pungiglione non avrebbe successo. Cioè questa... E ora Pino Pungiglione. Pungiglione sembra un neomelodico. Vabbè, però c'è un quasi Zampaglione. Zampaglione a me mi sembra un prodotto per zanzare. Il maestro Zampaglione. Accendi lo Zampaglione. Vabbè, le vedi, l'ha fatte tutte. Driven to Tears, ha fatto roba di Peter Gabriel, Shock the Monkey. Ah, bravo Sting. Sally ne ha fatto, Roxanne, tutto. E comunque Sting ha fatto qualsiasi cosa, ha detto qualsiasi cosa. 64 anni un fisico della roba. Però la gente se lo ricorderà sempre per quella frase che disse una volta. Cosa disse? Disse che lui faceva l'amore per 6 ore. Come no? E la gente, lui può aver fatto tutto quello che vuole, ma la gente se lo ricorderà. Perché era il suo periodo zen. Sì, io faccio l'amore per... E tutti pensavano a sua moglie. Pensavano che, dicevano, beata lei. Certo. Però ti posso dire, pure che se io fossi in grado, ma non si può, se io. Sei io. Allora, tu calcola che a partire dal tennis, per proseguire col sesso, per proseguire con il cibo, con qualsiasi attività umana, io più di 20 minuti mi rompo le scatole anche di... Cioè, quindi lei mi vuol dire che il meloccaro sessuale dura 20 minuti? 21, 22 già mi sembra un tempone. Ti posso dire una cosa? Come le dico la fiore, duri. Lo vedi? Ecco. E qui chiudiamo. Ecco. 25, il format è da 25 minuti. Basta. Bene, basta. Beh. Dopodiché si suda ed è brutto fare... Sì, poi no.